Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Alfonso Signorini pensa già alla prossima edizione e inizia a contattare per assicurarsi i nomi che vuole, tra questi anche quello di Soleil Sorge reduce dall'ultima edizione. GF Soleil Sorge Alfonso Signorini reduce dall'ultima edizione che ha visto trionfare Jessica Selassie e non si ferma un attimo, e nonostante sia in pausa inizia già a pensare alla prossima edizione. Si parlava già della volontà del conduttore di mischiare il Grande Fratello delle persone comuni a quello VIP, ma nessuna conferma. Anche alcuni nomi erano già balzati fuori come quello di Pamela Prati e Alberto Dandolo. Ma nonostante nelle ultime settimane si parli di uno slittamento del programma Signorini non si ferma. Infatti il reality potrebbe non andare in onda a settembre per decisione di Mediaset che vorrebbe puntare su altro. La programmazione del GF potrebbe essere spostata alla primavera 2023, ma Alfonso continua a ricercare concorrenti, opinionisti e nuove modalità di gioco. Tra i nomi che sicuramente non vedremo nella prossima stagione è quello di Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis infatti ha dichiarato di non voler rifare il GF. Grande Fratello VIP. Ringrazio Alfonso, ma ormai non riesco a parlare di altri argomenti perché mi viene chiesto sempre di Alex e Delia, vorrei parlare di libri, di altro ma non riesco. Ci vorremmo almeno 2 anni prima che possa parlare di qualcosa di diverso dal Grande Fratello, ha affermato la Bruganelli. Soleil Sorge al GF, che ruolo ha scelto per lei Signorini? Il posto libero c'è ed Alfonso avrebbe pensato proprio a lei, Soleil Sorge. A lanciare l'indiscrezione è stato Leggo.it con una piccola nota, infatti dichiarato: su Soleil Sorge ci sono diverse voci su nuovi progetti televisivi, tra cui un ritorno al GFD. Non è stato svelato il ruolo che la Sorge potrebbe avere nella nuova edizione del Grande Fratello, ma sicuramente dopo 6 mesi rinchiusa nella casa non sceglierà di certo di fare di nuovo la concorrente. Per questo il ruolo più probabile è quello accanto a Adriana Volpe nei panni di opinionista. Soleil Sorge al GF. Non a caso come opinionista potrebbe essere scelta Sole, da quando è uscita dalla casa non si è fermata un attimo. Da subito ha iniziato come giurata nel programma della D'Urso, La Pupa e il Secchione. La Mediaset punta sulla Sorge che pare che sia stata notata dai piani alti e sarà presente anche nella prossima stagione televisiva, si pensa ad un programma tutto suo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.